In questo momento il sindacato si trova ad affrontare la rabbia di studenti senza futuro e di giovani senza occupazione. Gli autonomi provocano incidenti all'Università di Roma durante un comizio di Lama. Dell'università sia fatta in modo tale non soltanto da consentire, ma da far sì, da coinvolgere gli studenti. Da 30 anni la figura del capo della CGIL fa tutt'uno con la classe operaia, carismatica e intoccabile. I fischi all'università sono uno shock per tutti. Si allarga la frattura fra giovani e istituzioni. Il movimento del 77, accanto al fenomeno degli indiani metropolitani, vede la costituzione dei gruppi armati e del terrorismo diffuso. Il sindacato contrasterà con decisione questi fenomeni. Manca tuttavia, da parte delle forze politiche, una rigorosa azione riformatrice che rimuova le cause sociali della crisi. La formula dell'emergenza non si traduce nella politica dell'emergenza. In sostanza, il sindacato italiano si trova stretto tra il malcontento dei lavoratori e un nuovo corso politico che sta prendendo forma nel paese, quello della solidarietà nazionale. Partito Comunista e Democrazia Cristiana, che nemici per tanti anni, in qualche modo si riavvicinano. Non è assente il pericolo di atteggiamenti di subalternità del sindacato alla formula politica, ma la CISL riesce a fronteggiare con il consueto senso del pratico, sviluppando in modo coerente le premesse pragmatiche degli anni precedenti.